protestare nuovamente per la mancanza di assistenza ai nostri figli. Io stamattina ho lasciato mio figlio autistico grave e non ho trovato la sua assistente che lo segue da anni e che per lui era un punto di riferimento. Si trova in un ambiente nuovo. Mi sono raccomandata principalmente di non lasciarlo mai solo e di non lasciargli la mano nel momento in cui chiederà di spostarsi a fare un bisogno fisico. Questo mi preoccupa, tanto è vero che io tra un po' dovrò prelevarlo, perché il bambino potrà avere delle reazioni anche in classe che solo la sua assistente può prevenire e solo la sua assistente conosce. Anche solo il singolo suono di un vocabolo, lei sa già come prevenire Cristiano. Mio figlio si chiama Cristiano e oggi è solo, come tutti gli altri bambini. Successo già Sì, noi qualcosa. anche abbiamo lasciato nostro figlio da solo in classe, Ah, lui ha la bisogno di un sto assistente, seguendo. quindi è solo con la Io che sono caduta maestra, l'altro giorno dal marciapiede, se deve andare in bagno, se ha bisogno di qualsiasi aiuto, non sappiamo, la maestra dovrà lasciare la classe, evidentemente, non andare avanti con la lezione, per stare vicino al nostro figlio. Salve, lo stesso, stamattina insomma sapevamo già del problema, però siamo arrivati a scuola, non ci sono gli assistenti, mio figlio personalmente non ha ancora la maestra di sostegno, quindi il bimbo è in classe con la maestra curriculare che comunque diciamo l'ha accettato in classe, però siamo in balia insomma delle onde. È come remare controcorrente perché non abbiamo purtroppo neanche il sostegno di tutti gli altri genitori e loro non comprendono che un bimbo, in particolar modo autistico, che ha delle esigenze particolari, in classe potrebbe anche, per esempio, avere delle problematiche oppure creare un rallentamento, no, nelle lezioni. Quindi questo purtroppo non si comprende. E noi non abbiamo sostegno da parte di nessuno, ormai siamo stanchi di avere sui nostri messaggi, sui nostri telefoni, cuori e cuoricini, abbiamo bisogno di supporto concreto e supporto proprio fisico. Ancora una volta la città purtroppo non risponde alle nostre necessità, necessità dei bambini che hanno queste problematiche. E null'altro, manca di sensibilità e noi ci battiamo tanto affinché ci sia sensibilizzazione, ma siamo praticamente a zero. Quindi praticamente chiedete sostegno da parte dei cittadini, maggiore sostegno Soprattutto per perché cercare di l'umore fa sensibilizzare. la forza da sempre. Siamo solo quattro gatti. Abbiamo chiamato anche il presidente dell'associazione Sì, abbiamo fatto una manifestazione venerdì, ma cioè, prevenendo proprio questo, per questa prevenire questa situazione. situazione che puntualmente si è verificata con. Quali gli altri passi che prevedete di intraprendere? Tutti i genitori sono d'accordo, noi ci stiamo rivolgendo ad un avvocato il quale ci darà delucidazioni in merito per come dobbiamo muoverci. Ovviamente non si vuole essere ripetitivi, ma per favore chiediamo ai genitori che non vivono il nostro problema inerente alla disabilità di appoggiarci, di supportarci e cortesemente di comprendere che i nostri figli nella loro classe non fanno altro che causare un disagio laddove non c'è un sostegno e soprattutto l'integrazione scolastica. Quindi dovrebbe essere un problema sociale che dovrebbe interessare tutti. I nostri figli non sono figli di un'altra Italia. I nostri figli sono anche i loro figli. Siamo un po' tutti speciali, in verità.